Buonasera, buonasera, benvenuti a Top Secret, la trasmissione che vi illustra le eccellenze dell'imprenditoria italiana. Oggi parliamo di energia e lo facciamo con Michele Greca, che è l'amministratore delegato della Ascot Industrial di Gela. Quindi arriva dalla Sicilia, una terra che mi è nel sangue proprio. Mia mamma era siciliana, figuriamoci, mi commuovo un po'. Allora, parliamo di energia, parliamo di questa azienda facendone la storia. Vogliamo sentire la storia della Ascot? Beh, noi non siamo nessuno, siamo quel granellino di sabbia che è diventato un po' di più. Mi piace sempre raccontare la storia di questa azienda partendo da questo piccolo aneddoto. Per portare naturalmente l'onnipotenza dell'uomo sulla terra. In realtà questa storia comincia 19 anni prima. Mio padre, che lavora in Eni, e dopo aver raggiunto i vertici della carriera, lavorando per la raffineria di Milano, a Ravenna e poi a Gela, e poi in Congo, dove noi siamo cresciuti, un giorno decide di tornare a essere nessuno. Voi siete cresciuti in Congo? In Congo, sì, sì. Siete andati in Congo, sì. Ovvero, mio padre lavora per l'Eni, però il suo sogno era l'imprenditoria, e quindi un giorno, dopo aver lavorato per 19 anni in Eni, decide di tornare a essere nessuno e di creare un'azienda da zero. E io quindi mi butto in questo sogno con lui, mi tuffo in questo sogno, spinto anche da questa mia passione per i rapporti umani e per le comunicazioni, anche se il mio sogno principale era quello di fare il pilota. Ma lui mi rivende il sogno ancora più grande, dicendomi: diventerai un giorno il comandante di questa azienda e ti potrai comprare un aereo, cosa che poi ho fatto. Ah, quindi lei guida il suo aereo. Anche io guido l'aereo, sì. Mamma mia, che bello. Questo è stato naturalmente una della realizzazione dei sogni. Quindi nel 90 io entro in azienda e decido di spostare il baricentro dell'azienda dalla Sicilia a Milano. Oh. E quindi dal 90 al 98 torno a essere anch'io nessuno, perché mi sposto da una terra dove sono conosciuto a una terra dove sono sconosciuto. Per ricominciare e incomincio a creare questo network di agenti, di partner in tutta l'Italia, in tutta l'Europa. Nel 98 purtroppo, a causa della Tangentopoli, l'azienda entra in crisi economica e quindi bisogna reinventarsi di nuovo. E allora la strada per reinventarsi è quella dell'estero. Mm. E praticamente nel 98 decido di abbandonare tutto quello che avevo costruito per reinventarmi e parto per i mercati internazionali. Il primo posto dove vado è Baghdad. Ah. A Baghdad vivo dal 99, arrivo lì a gennaio del 99 fino al 2001, dove inseguo il sogno dell'Orpho Food Program, quello americano, dove cominciamo a trovare terreno fertile per la nostra azienda, perché riusciamo a personalizzare le soluzioni per i clienti vendendo tante soluzioni per la raffineria di Kirkuk, di Beige, di Dora Raffinery, eccetera, eccetera. Quindi 3 anni intensi a Baghdad, dove comincia a costruire un pezzettino dell'azienda. Una rinascita continua. Una rinascita continua. Da Baghdad, dopo la caduta di Saddam Hussein, che è stato per noi un momento molto difficile perché l'azienda aveva costruito tanto in quel paese, cerco altri mercati e approdo in Sudan. Approdo in Sudan, in pratica qualcuno dice che inseguivo Bin Laden, perché seguivo il suo percorso. E in Sudan nasce, facciamo un progetto immediatamente per delle stazioni di pompaggio di acqua succede una cosa particolare, che entriamo nel mondo delle telecomunicazioni. Il mondo delle comunicazioni in quel momento, negli anni 2003-2004, sono in piena espansione, veramente in crescita, parlando del 2G, 3G, 4G, fino ad oggi arrivare a 5G, e hanno bisogno, queste torri di telecomunicazioni, di essere alimentate con dei generatori. Non era il nostro settore, non comprendevamo il settore, però
andando sui posti e analizzando questi siti telecom che erano nel deserto, quindi come se fossero dei campi proprio nel deserto, riusciamo a realizzare delle soluzioni uniche che permettono al cliente di risparmiare fino al 68% di carburante. Senti. Praticamente inventiamo per la prima volta nella storia delle telecomunicazioni un prodotto che si chiama l'ibrido. Il primo ibrido della storia delle telecomunicazioni al mondo nasce a Gela, è installato in questo Sudan, è uno scoop che fosse... è installato in Sudan e oggi è il prodotto target numero uno in America per operatori come la Verizon che utilizzano queste nostre soluzioni super innovative e tecnologiche nei loro siti. Complimenti. Dall'Africa naturalmente il passo all'internazionalizzazione, andare in giro per il Medio Oriente, andare in giro per l'Asia è un attimo. Ci vuole un attimo, certo. Un attimo. Da lì comincio a capire, cambiare un po' un attimino l'approccio al mercato, perché in realtà noi smettiamo di fare prodotti per noi e incominciamo a fare prodotti per i clienti. In realtà i nostri clienti... Su misura. Su misura, tailor made. Racconto un aneddoto sempre divertente. Che un tanto giorno... io la cartella la butto perché ormai diciamo tutto così, non serve. Un aneddoto divertente che un giorno vado, ero in un volo, mi sembra in Africa, dall'Etiopia, non so dove, e accanto a me c'era un prete. No. Allora questo prete mi fa la domanda, ma cosa fai? Sì, la classica domanda che si fa col vicino. E io dico, guardi prete, noi facciamo lo stesso lavoro. Lui incuriosito mi dice, cosa vuoi dire? Lei porta la luce in cielo, io porto la luce in terra. Beh, allora, sì. Allora lui vabbè, ancora più incuriosito mi fa la domanda successiva. Dice, ma cosa fai nella realtà? Allora io brutalmente rispondo al tono e dico, guarda, noi produciamo gruppi elettrogeni, ma con amore e compassione. Allora lui queste parole amore e compassione mi sono piaciute e mi dice, spieghi un po' meglio che significa. E dico che facciamo prodotti etici, non facciamo prodotti di massa, ma facciamo prodotti che sono progettati per funzionare in un determinato ambiente, territorio ed essere naturalmente gestiti anche da personale non qualificato. Io prendo un prodotto, lo porto nel deserto, c'è il beduino, lo devi mettere in moto e farlo funzionare. Un prodotto non per farlo e venderlo e fare profitto, ma un prodotto per risolvere un problema a qualcuno. In questo caso il prodotto diventa a questo punto etico, perché è un prodotto che è progettato per destinare. Quindi prodotti tecnologici ma facili da operare, prodotti quindi robusti ma facili da mantenere. Quindi questa spiegazione l'ho lasciato veramente stupito, perché veramente comincio a comprendere che aveva davanti un'azienda con un nuovo leitmotiv, quello di poter portare soluzioni interessanti per i clienti. Bellissimo. Quindi il core business un pochettino l'abbiamo già affrontato. Cosa fa? Il core business in realtà non è soltanto... Perché stiamo per finire quasi il tempo, perché è stato talmente interessante. Il core business in realtà non è soltanto il generatore. Io dico sempre che... Allora, dietro la Cina c'è una schiera di produttori, di sì, prodotti che li copiano. Dietro l'Italia c'è un'elite di imprenditori con idee. Queste idee naturalmente diventano prodotti nuovi e innovativi che possono naturalmente essere poi veicolati in tutto il mondo. Quindi siamo noi quelli che dobbiamo dare una mano, tendere la mano ai più deboli per aiutarli. Quindi c'è tutta una circolarità dell'economia. Puoi cominciare a pensare che l'Italia oggi, i prodotti italiani devono essere super tecnologici e devono aiutare a questa transizione energetica e aiutare gli altri che naturalmente sono ancora indietro, perché i mondi, i paesi viaggiano a differenti velocità, a different speed, io dico sempre, no? Sono quelle più tecnologiche, meno tecnologiche, cioè, e a ognuno va dato il suo prodotto. A volte
si è troppo avanti, allora sei due step ahead, allora devi tornare indietro perché non sono in grado di farlo, allora devi dargli quella tecnologia che loro possono gestire. E per questo noi oggi lavoriamo in Africa con delle tecnologie, in America con altre tecnologie, in Europa con altre tecnologie ancora più spinte. Generatori di energia. Quindi. Ma non solo questo, facciamo carica batterie per sottomarini. Per sottomarini. Cose strane, quindi, tutto quello. E oggi facciamo anche delle hybrid power plant, in tema con l'energia. Praticamente sono delle soluzioni che permettono di avere un'industria indipendente dall'energia, perché genera l'energia, si autoproduce l'energia. Oggi le tecnologie lo permettono, prima non lo permettevano, e anche i costi oggi sono abbassati, ma sono sempre quindi a tema. Senta, io non le chiedo i progetti futuri perché sennò stiamo qua un'altra settimana, visto che lei è un vulcano e quindi avrà 800.000 progetti futuri. Però, dato che siamo arrivati alla fine, sì. E alla fine io chiedo qual è il segreto del successo dell'azienda. Io mi ha portato tre buste, sembro sì. Mike. Allora la 1, la 2 o la 3? Quella. Sì, ho portato molto tre buste perché in realtà. E cosa c'è? Perché nella busta? In realtà. Il top secret. In realtà il segreto del successo. Sono tanti i segreti del successo. Sì. E qui oggi naturalmente ve ne potrò svelare uno che è contenuto in quella busta. E poi anche qui, Imprenditori in guerra, che è il libro che racconta tutta la mia storia per il mondo, nel mondo, e quindi svela anche tanti altri segreti. In questa busta, scegliendone una, una a caso, la numero 3, per esempio, c'è uno dei segreti, che probabilmente, vediamo cos'è. Wow! Jolly! E quindi? Jolly significa che il segreto Jolly oggi è la compassione. Non è più la passione dell'imprenditore, perché la passione dell'imprenditore è egoistica per lui. La compassione invece significa andare sui mercati, comprendere il bisogno degli altri, realizzare un prodotto che è per lui. In questo momento, modo tu crei un prodotto nuovo, cominci a navigare in un oceano blu dove tu sei solo lì davanti e torni a essere nessuno. Ma che meraviglia, questa è stata una lezione di filosofia e anche però di grande industria a livelli altissimi. Complimenti, complimenti. Grazie. Per tutto quello che fai, veramente, davvero. È stato veramente. È già finito il tempo, perché tanto se la cosa è interessante, il tempo va velocissimo. La teoria della relatività è questo qui. Grazie, grazie davvero. Prego. E non le dico dove va perché andrà. Continuerò ad andare in giro per il mondo. Ecco, nel frattempo abbiamo aperto uffici in America, in Africa, sapevo, in giro per il mondo. Tornerà a raccontarle. Tornerò a raccontarle nella prossima puntata del libro Imprenditori in guerra. Imprenditori in guerra, grazie. Prego. Grazie. Benvenuti, benvenuti a Top Secret, la trasmissione che, come sapete, vi parla, vi illustra le eccellenze dell'imprenditoria italiana. Oggi siamo col direttore generale di Tech Masters Italia, della provincia di Varese, Natale Sostaro. Benvenuto. Benvenuto. Grazie mille. Grazie. A Top Secret. Allora, siamo nel settore dei prodotti chimici. Certo. Cominciamo dalla storia dell'azienda. Sì, guardi, la nostra azienda nasce nel 1992, quindi abbiamo da poco compiuto i 30 anni. Sì. Nasce a Bolzano grazie all'idea di un cittadino austriaco, un imprenditore, che desiderava aprire una concessionaria in Italia che vendesse appunto dei prodotti innovativi nel mondo della riparazione e della manutenzione. Io ho avuto il piacere di iniziare la mia attività praticamente appena dopo la fondazione, quindi l'azienda era nuova, eravamo veramente in pochi. Ho iniziato la mia attività come venditore, poi ho seguito un'area di vendita, poi sono diventato direttore commerciale e negli anni 2000 la proprietà mi ha offerto la possibilità di diventare socio e amministratore e ho colto questa occasione. Così, proprio in quel periodo abbiamo trasferito l'azienda da Bolzano a Varese, dove io risiedo, e da quell'anno è iniziata, diciamo, la nostra crescita esponenziale nel mercato italiano. Beh, mi fa piacere che dica esponenziale, vuol dire che vanno bene. Siamo contenti. Senta, e quindi il core business dell'azienda?
Guardi, la nostra azienda vende ufficialmente, la definizione è che noi vendiamo prodotti chimici per il settore della riparazione e della manutenzione. Quindi noi siamo specializzati nella vendita di prodotti chimici, soprattutto in due grossi settori. Uno è il settore automotive, quello che noi definiamo automotive aftermarket, quindi diciamo tutte quelle aziende che si occupano della riparazione di una macchina che gira su ruote, quindi il carrozziere, il meccanico, il carrello elevatore. E dall'altra parte la manutenzione industriale. Quindi vuol dire che all'interno delle aziende produttive che sono presenti sul mercato italiano, noi ci rivolgiamo al settore, al reparto manutenzione, e forniamo i nostri prodotti affinché loro possano mantenere le loro attrezzature in maniera corretta, in modo da avere da produrre e risparmiare tempi e soldi. Bene. Senta, qual è la vostra clientela di riferimento? Guardi, allora, principalmente ci rivolgiamo a clienti, appunto, come dicevo prima, per esempio nel settore automotive, ci rivolgiamo per esempio al carrozziere, al meccanico, all'elettrauto, mentre nel settore industria ci rivolgiamo al manutentore, e il manutentore spesso si fa aiutare da degli artigiani, quindi per noi anche l'artigiano, quindi l'elettricista, l'idraulico, che è quello che presta la sua opera anche per la manutenzione industriale, ecco, questi tre sono per noi sicuramente i clienti più importanti. Benissimo. Allora, questo, voi avete 50 dipendenti? Sì, abbiamo 50 dipendenti perché negli anni anche la figura del venditore è cambiata. 25-30 anni fa il venditore era esclusivamente un agente di commercio libero professionista. Negli anni si è evoluta questa figura, quindi noi offriamo ai nostri collaboratori sia di lavorare come agenti di commercio, sia come impiegati venditori, ecco perché abbiamo 50 dipendenti. E siete solo in Italia? Sì, la nostra filiale si occupa dell'Italia, abbiamo altre 14 filiali in Europa, ma ogni filiale gestisce il territorio locale. Senta, se dovesse descriverci i punti di forza dell'azienda. Guardi, sicuramente ci sono diverse cose che mi fanno riflettere. La prima cosa che le direi è che in questi anni siamo riusciti, dico siamo perché ho un gruppo di collaboratori che lavorano piacevolmente con me, siamo riusciti a creare un team molto coeso. Ci sono persone che lavorano con me da 25, da 30 anni, e questo gruppo fa sì che riusciamo sempre ad accogliere nuove persone in azienda, nuovi collaboratori, farli entrare a far parte un po' del nostro sistema, anzi, se mi permette, un po' della nostra, certo, della nostra famiglia. E questo sicuramente è una cosa molto importante, perché creare un buon ambiente di lavoro è importante. Poi sicuramente da un punto di vista professionale il supporto di casa madre è importante, la qualità dei nostri prodotti, e non per ultimo il fatto che riusciamo sempre a essere innovativi, spesso riusciamo ad anticipare le mosse del mercato offrendo prodotti che possono veramente risolvere i problemi dei nostri clienti. Senta, tutto va avanti, tutto si muove in maniera così vivace, veloce. Ecco, quali innovazioni sono in cantiere per la sua azienda? Guardi, noi parliamo siamo di tecnologia, parliamo di certo. Noi siamo un'azienda sempre in movimento. Le posso dire che per quanto riguarda per esempio la parte prodotti, la proprietà da tempo si è rivolta per esempio nel mondo eco-friendly. Ecco, questo è molto importante. Il mondo green. È vero che parlare di chimica green è un po' difficile, però è il nostro obiettivo. Per esempio noi abbiamo inserito per esempio prodotti di pulizia a base acqua con gli enzimi, anziché usare solventi. Questo anche perché tutela la salute degli operatori. Poi, per esempio, abbiamo investito una cifra abbastanza considerevole nel creare, per esempio, uno strumento, un software che aiuti i nostri collaboratori nella vendita. Questo software li mantiene sempre in contatto con l'azienda. Loro, per esempio, possono vedere in qualsiasi momento le giacenze di magazzino. Perché? Perché la manutenzione spesso deve intervenire quando c'è un problema. Il problema va risolto subito. Oggi per un'azienda un fermo macchina ha un costo molto maggiore del prodotto che serve per riparare. Quindi, ecco, per esempio questo software è stato sicuramente per noi una innovazione. Senta, progetti futuri?
che più o meno insomma me l'ha già accennati, ma progetti futuri? Ma allora sicuramente ci piacerebbe continuare a crescere, quindi abbiamo l'obiettivo di avere altri collaboratori, stiamo spostando la nostra attività anche verso il centro e sud dell'Italia che al momento non copriamo, e poi sicuramente ci piacerebbe continuare a essere degli innovatori, quindi riuscire a proporre nuovi prodotti sul mercato e anche a sostituire quei prodotti che nel tempo sono diventati vecchi oppure sono diventati pericolosi, perché noi teniamo anche alla salute dei nostri operatori. Senta, allora noi ci chiamiamo Top Secret, per cui dovrebbe esserci una domanda a un certo punto che riguarda il segreto del successo dell'azienda. Qual è il segreto del successo della sua azienda? Guardi, io personalmente, da tanto tempo che mi conosce, sa che uso sempre dire questa cosa. Secondo me il segreto del nostro successo si basa su due parole: people and products, persone e prodotti. In primis persone, perché per noi le persone sono fondamentali. A me piace pensare, quando si parla di un'azienda solitamente si pensa all'organigramma, no? L'organigramma solitamente è una piramide, in cima alla piramide c'è sempre l'amministratore. Io quando penso alla mia azienda penso a una piramide rovesciata, nel senso che sopra ci sono i collaboratori, ci sono i venditori per esempio, che ogni giorno escono, vanno, parlano con i clienti, portano a casa gli ordini, ci sono le persone che gestiscono i venditori, c'è l'ufficio, il magazzino e alla fine c'è l'amministratore. Se mancasse tutta questa struttura, l'amministratore non avrebbe modo di esistere. E a me piace pensare alla mia azienda così, un'azienda dove si dà molta importanza alle persone. E poi in secondo luogo sicuramente i prodotti. La nostra filosofia fin dagli anni 90 è pochi prodotti di alta qualità per tante applicazioni. E questo perché il mondo in cui ci rivolgiamo, il mondo della manutenzione, ha bisogno di risolvere il problema in fretta, bene, quindi ci vuole un prodotto di qualità. Il prodotto deve permettergli appunto di risolvere in poco tempo le sue problematiche. Quindi noi abbiamo pochi prodotti, alta qualità, li presentiamo con un sistema dimostrativo in modo che il cliente possa immediatamente valutare il rapporto qualità-prezzo. E per me questo è molto importante perché l'evoluzione continuerà, ma io sono convinto che nessun software in futuro sarà comunque in grado di sostituire l'uomo che è ben motivato e entusiasta presenta i nostri prodotti. Che bello sentire questo, perché purtroppo ho un rapporto molto difficile con la tecnologia, lo dico sempre, non sono ancora riuscito ad avere lo speed, perché è impossibile, praticamente impossibile l'impresa. Certo, certo. Alla quale... Senta, abbiamo parlato prima dei servizi, io spesso la parola che viene fuori in questa trasmissione, ma in diversi anche settori, è quella di un atteggiamento quasi sartoriale nei confronti del cliente, nel senso voi avete la possibilità di personalizzare i vostri prodotti per quello che riguarda i clienti, oppure avete una linea e quella è... No, direi proprio che la nostra forza è questa. Noi siamo un'azienda strutturata, facciamo un po' di milioni di euro di fatturato, ma siamo sempre molto attenti al cliente. Faccio questo esempio. Noi è capitato spesso di aver proposto, per esempio, non so, un lubrificante, magari per una catena di lavoro, e il cliente ci dice sempre: bello, molto bello, interessante, però io ho un'altra esigenza, magari legata alla temperatura, all'acqua, all'operatore. Il nostro compito è proprio quello, cercare di trovare il prodotto che soddisfa le sue esigenze. E questo per noi è fondamentale, ci ha fatto davvero negli anni aprire le porte di tante aziende eccellenti del mercato italiano. Senta, è stato un periodo difficile, lo è ancora. Ecco, come lo state vivendo voi questo? Abbiamo parlato del lockdown prima, poi la guerra, insomma, ci sono... Sì, guardi, qualcosa succede. In questi 30 anni abbiamo passato periodi di crisi, il 2001, 2007, 2008, quindi è stata un po' un'altalena. La prima volta che mi trovo ad affrontare una guerra, sono sincero, e così come la pandemia. Devo dire che però noi siamo stati, credo, un'azienda, mi passo il termine, fortunata. Sì. Nel senso che siamo riusciti in tempi brevi a reagire
Noi, per esempio, in periodo di pandemia già vendevamo una piccola gamma di prodotti, diciamo, per la salute, no? Sanificanti, perché comunque si usavano i sanificanti. Siamo stati bravi perché in breve tempo siamo riusciti a modificare e ampliare questa gamma, quindi nell'anno di pandemia, per esempio, abbiamo perso un po' di vendita nel settore tradizionale, per esempio quello degli adesivi, ma abbiamo sopperito a questa mancanza con l'aumento di vendite, per esempio, di prodotti sanificanti. Certo. E questo ha permesso all'azienda di vivere comunque, nonostante la pandemia, un periodo felice. E spesso dai periodi di crisi si ricomincia, certo. Si riparte. Perfetto, grazie per essere stato con noi, molto interessante, grazie. Grazie a lei.